Ed ecco lo striscione dell'ultimo chilometro della 16ª tappa del Giro d'Italia 2016. Ci sono questi tre uomini davanti, il Nurzakarin, il russo della Katiuscia, sta tirando da ormai 4-5 km senza chiedere cambio a nessuno, eppure dietro a uomini come Alejandro Valverde, piazzato benissimo in seconda ruota. È la maglia rosa di Steven Kruiswijk, l'olandese, che sta dimostrando il vero padrone di questo Giro d'Italia. Zakarin tirerà fino alla fine, si vede dalla sua espressione, non gliene importa nulla della tappa. Sicuramente vuole rientrare in classifica generale e lo sta facendo benissimo con questo grandissimo sforzo. Occhio dietro, Alejandro Valverde sta controllando Kruiswijk. Sicuramente Valverde è molto più veloce dell'olandese. Valverde non ha mai vinto il Giro, la sua prima partecipazione è con lo scatto decisivo. Ed ecco il rettilineo d'arrivo con Alejandro Valverde, velocissimo, che prova a scattare, stacca Kruiswijk, Valverde lo controlla. Alejandro Valverde, l'embatido, va a vincere per la prima volta al Giro d'Italia davanti alla maglia rosa Kruiswijk. Arriva Zakarin, strepitoso anche Zakarin a 7 secondi. Ora Esteban Chaves sta tirando anche lui per ridurre il gap. Provano a partire per la quarta posizione uomini di classifica generale, ma sicuramente non per i primissimi posti. Jungels in maglia bianca e Diego Ulissi della Lampre. C'è lo sprint per il quarto posto tra i due, poi dietro anche c'è Firsanov della Gazprom. Vediamo se Ulissi, sì, Ulissi arriva quarto davanti a Jungels, poi Chaves che ha perso anche qualcosina, ma dovrebbe, sicuramente resterà secondo. Chi esce dalla top 3 è sicuramente Vincenzo Nibali, mentre arriva anche Rafał Majka. Eccolo Nibali, è naufragato negli ultimi chilometri, è già all'interno dell'ultimo chilometro, gli manca ancora 700 metri, di vero.